città, musica e mercato. Torna il Baccanale a Casinina di Auditore domenica 13 ottobre. Degustazione di vini guidata da sommelier. Impianti elettrici nuovi, ristrutturazioni, riparazioni anche di piccola entità, sicurezza e comfort. Ecco cosa ti offre Riccardo Raffaelli in Casinina. E infine l'impianto di allarme che cercavi per la tua casa, il tuo ufficio, in italiano, completamente personalizzato e costa quello che vuoi tu. Bed and Breakfast Tele Gianna. Dolcemente, certamente non volare, ma viaggiare. Sì, viaggiare. Il tuo punto di partenza per il Montefeltro. Settimanale di Telegianna. Come abbiamo visto dai titoli, iniziamo subito con Windows on Yemen, una finestra su Yemen. Si è tenuto infatti questa settimana presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo un convegno di carattere internazionale, primo in Italia, che ha avuto come paese ospite proprio lo Yemen, per parlare della diversità e delle due culture, la cultura yemenita. Fra i vari ospiti anche il premio Nobel per la pace 2011, Tawakkul Karman, che prima di ricevere il sigillo d'Ateneo dalle mani del magnifico rettore Stefano Pivato, ha detto: il nostro desiderio è quello di vivere in pace, amore e fratellanza. Infatti sono state proprio queste le parole della yemenita, premio Nobel per la pace, attivista politica e giornalista, e nonché leader del movimento per la libertà di stampa Giornaliste Senza Catene, Tawakkul Karman. Non abbiate cattivi occhi per la primavera araba, dice, perché è il nostro momento di giustizia e per avere pari diritti per tutti i cittadini del mondo. Quindi vediamo subito il servizio della consegna del sigillo d'Ateneo dalle mani di del rettore dell'Università di Sud di Urbino, Stefano Pivato. Chi è نعيش المراحل النهائية للحوار الوطني الشامل، الحوار الوطني الذي اجتمع فيه فرقاء الحياة السياسية والاجتماعية في طاولة واحدة يتناقشون مستقبل هذا البلد.
Bella Patrulli. لليلي أن يجليني ولا بد للقلب أن ينتشر. Karman, leader del movimento Giornaliste Senza Catene, è una figura di riferimento per la società civile in una fase storica nella quale lo Yemen affronta una drammatica e positiva fase di transizione. La signora Karman ha ricevuto nel 2011 il premio Nobel per la pace per la battaglia non violenta a favore della sicurezza delle donne e del loro diritto alla piena partecipazione nell'opera di costruzione della pace. Oggi è qui tra noi, in un momento estremamente delicato della vita del suo paese. Proprio in questi giorni, infatti, si conclude il dialogo nazionale che speriamo possa portare allo Yemen un futuro di riforme democratiche, di sviluppo e di pace. Siamo onorati di questa presenza, di quella degli altri partecipanti al dialogo nazionale, di tutti gli ospiti yemeniti che sono venuti qui per illustrare un paese amico come l'Italia, le prospettive, i problemi e le speranze. Apprezziamo in particolar modo il coraggioso impegno della signora Karman per la dignità delle donne e dei giovani. La dignità, appunto, la ragione, la benevolenza nei confronti degli altri, la ricerca della conoscenza, l'apertura nei confronti delle altre culture in nome della comune umanità sono i grandi valori dell'umanesimo che si accomunano la cultura europea e quella araba. In nome di questi valori, il Urbino è stato uno dei centri di diffusione in Europa, la nostra università accoglie e accoglie Karman e le conferisce il suo sigillo. Grazie. Thank you.
della cultura, dicendo che Urbino la merita in modo particolare. Lei rimarrà comunque a disposizione per qualsiasi cosa e per dare il proprio supporto. Ricordiamo che è anche cittadina onoraria della città di Torino e, come detto dalle sue parole, si sente cittadina italiana a tutti gli effetti. Dalla giovane 34enne attivista politica e giornalista, nonché premio Nobel per la pace 2011, parliamo invece, cambiamo pagina, parliamo di agricoltura, fondi europei e turismo. Infatti un interessantissimo convegno si è svolto all'interno di Collegio Raffaello sui fondi europei agricoltura, turismo e cultura, organizzato da Giovanni Giromoloni della azienda agricola Giromoloni di Montebello, figlio di Giromoloni, Gino Giromoloni, grande precursore del biologico nel nostro territorio e non solo, dall'imprenditore agricolo Maurizio Gambini di Terra Bio, ma sono intervenuti anche Vittoriano Solazzi, presidente del Consiglio regionale, l'assessore Paolo Giorgi e l'assessore Maura Malaspina. Vediamo un momento del convegno. L'incontro di oggi con gli assessori regionali, dove il presidente Spacca purtroppo per motivi di impegni a Roma non è potuto intervenire, ma ci ha dato il suo sostegno anche con una comunicazione telefonica, è stato un incontro che ha visto la partecipazione di tantissima gente, segno che il tema delle politiche comunitarie, delle risorse che nella prossima programmazione 2014-2020 c'è grande attenzione, e quello che abbiamo voluto sottolineare e dire e in qualche modo impegnare la Regione a porre attenzione a questo territorio che ha assolutamente bisogno di far ripartire la propria economia, di dare sostegno ai giovani, ai progetti, alle idee che hanno per poter progettare il futuro. Quindi è stato un incontro dove gli amministratori regionali hanno capito che qui c'è qualcuno che sta attento a quello che stanno portando avanti, le politiche che stanno mettendo in campo, e questo è stato l'obiettivo che volevamo perseguire, è stato diciamo colto in pieno. Una bellissima giornata di confronto stamattina qui a Urbino su tematiche di grandissima attualità, parliamo chiaramente di fondi europei, siamo in piena fase di programmazione dei fondi 2014-2020, la Regione è impegnata in più tavoli, il primo tavolo è quello con il confronto con il territorio, ascoltare le esigenze del territorio per poter al meglio investire per il bene del territorio questi fondi, un tavolo chiaramente regionale, un tavolo con il governo nazionale e un tavolo chiaramente con l'Europa. È una fase importante perché accanto a questa nuova programmazione dei fondi strutturali, stiamo parlando di circa 1 milione di euro, c'è un'altra occasione che vede la Regione Marche protagonista, c'è il via della macro regione adriatico-ionica. La macro regione adriatico-ionica è una strategia importantissima per l'area sud-est dell'Europa, l'ultima che è stata impegnata da conflitti mondiali, una grande occasione di rilancio, di sviluppo, di coesione, di crescita sociale, una grande occasione economica. Attualmente ci sono dei tavoli di condivisione dei piani d'azione, l'Europa ha individuato delle tematiche su cui investire, l'Italia è protagonista insieme alla Serbia del tavolo sulle infrastrutture, quindi un tema per la nostra regione veramente prioritario, e come Regione Marche siamo protagonisti di un asset trasversale che è proprio lo sviluppo delle piccole e medie imprese e la ricerca. Quindi è un periodo veramente che ci vedrà impegnati fino a fine anno di consultazioni con il territorio, di dialogo costante con l'Europa, di confronto totale con il governo italiano. Quindi una grande opportunità, io spero che sia anche l'occasione per avvicinare i cittadini all'Europa. Questi momenti, l'occasione della macro regione, sono quei momenti in cui veramente possiamo costruire l'Europa dei popoli ed avvicinarla a noi. È fondamentale, l'Europa è una risorsa. Vi ricordo che i prossimi giorni andrà in onda uno speciale con i momenti più salienti di questo convegno. Ora passiamo alla pagina degli eventi, quindi ci fermiamo qualche istante e ci ritroviamo subito dopo qua in studio. Vino, tipicità, musica e mercato. Torna il Baccanale a Casinina di Auditore domenica 13 ottobre.
degustazione dei vini guidata da sommelier. Impianti elettrici nuovi, ristrutturazioni, riparazioni anche di piccola entità, sicurezza e comfort. Ecco cosa ti offre Riccardo Raffaelli in Casinina. E infine l'impianto di allarme che cercavi per la tua casa, il tuo ufficio, in italiano, completamente personalizzato e costa quello che vuoi tu. Bed and breakfast Tele Gianna. Dolcemente, certamente non volare, ma viaggiare. Sì, viaggiare. Il tuo punto di partenza per il Monte Feltro. Subito perché domani, domenica 13 ottobre, partirà il Baccanale a Casinina d'Abitore, festa tradizionale, quest'anno non organizzata dalla Proloco ma dal comune. Tanti eventi, buona musica, degustazioni di vino con il sommelier Raffaele Papi, tante tipicità da poter gustare, ma mancherà chiaramente il mercato. Quindi se ancora non avete visto lo speciale, è andato già in onda sui nostri canali web, vi consiglio vivamente di farlo. Poi un altro interessante evento che parte proprio questo weekend è il Tartufo di Sant'Angelo in Vallo, ha giunto alla sua 50ª edizione. Anche qui, per tutte le informazioni oltre al sito internet, potrete visitare il nostro sito dove ci sono tutte le notizie aggiornate e tutte le curiosità proprio su questa grande fiera. Non mancherà ancora dell'ottimo cibo questo fine settimana a Belforte all'Isauro, dove ci sarà la tradizionale festa del miele. Per la prossima settimana invece vi segnalo la festa della castagna a Lunano. Invece un'inaugurazione domani, sempre domani, domenica 13 ottobre alle ore 15.30 circa in via Roma a Tavoleto, inaugura la nuova sede della farmacia Amadei. La sede è già attiva, ma domani domenica farà un'inaugurazione, quindi tutti sono invitati a partecipare. Con questo è veramente tutto, io vi do appuntamento alla prossima settimana con G-Magazine, il settimanale di Telegianna, ma vi ricordo che potete seguire tutta l'informazione online, aggiornata in tempo reale, sul nostro sito internet www.telegianna.it. Io vi rinnovo appuntamento sabato prossimo con il nostro settimanale e rimanete in compagnia dei nostri programmi, quindi buon proseguimento con Telesanna.